si è presentato oggi il programma del Future Forum. È un programma che durerà un mese e mezzo, comincerà a metà ottobre e finirà a fine novembre. Non è un festival tematico, non è una delle iniziative che, centrate su un argomento, permettono di dare a una città un'ulteriore identità, un'attrattiva rispetto a quell'argomento. Vuole essere invece un invito a sviluppare una cultura dell'innovazione all'interno di un sistema sia produttivo che sociale. I due sistemi naturalmente sono interconnessi e interdipendenti. È una riflessione che si vuole proporre in incontri nei quali non è importante quante persone arriveranno, ma quante da quegli incontri riusciranno a uscirne cambiate. Cambiate perché incontreranno esperti, incontreranno studiosi, incontreranno analisti che negli maggiori istituti internazionali che sviluppano analisi sugli scenari del futuro, oppure nella propria esperienza di imprenditori o di studiosi, racconteranno quali sono i segnali deboli, i segnali forti che ci possono far presumere che cosa succederà, quale sarà la nuova scena tra 15-20 anni. È una scena che richiederà un profondo cambiamento, non solo determinato dalla crisi economica straordinaria che gran parte del pianeta sta soffrendo in questi anni, ma dal fatto che la tecnologia, le innovazioni, i cambiamenti stanno comportando un cambiamento di paradigma, una mutazione che dovrà riguardarci anche singolarmente e dovrà invitarci a riorientare, riorganizzare prodotti, processi, modalità, stili anche di vita, valori su cui riorganizziamo il nostro presente. A partecipare a questo programma saranno non solo imprenditori e cittadini, ma anche gli studenti degli istituti superiori dell'Università di Udine, coloro per i quali quello che oggi definiamo futuro è di fatto sarà presente.